Al via da domani a Villa Fernandez a Portici il primo sportello sulla disabilità per l'Italia meridionale, una conquista per tutti i portatori di handicap, soprattutto una conquista dell'Associazione Disabilmente Mamme. Sono lieta di annunciarvi l'apertura dello sportello di Disabilmente Mamme Informability. È uno sportello sul tema della disabilità, dove finalmente potremo dare tutte le info utili sui diritti attivi sul nostro territorio per le persone con disabilità e non solo, perché saremo di supporto alle persone con disabilità dall'infanzia fino all'età adulta, per raggiungere così la propria indipendenza. Perché se noi chiediamo alle persone con disabilità come vedi il tuo futuro, ovviamente risponderemo con ansie e paure perché abbiamo ancora una società non accessibile, con barriere architettoniche, con la scarsa accessibilità persino nelle strutture sanitarie e sociali, che collegate alla consapevolezza non giusta della disabilità e a non educare la disabilità alla società, ci rende il quotidiano non facile. E lo sportello serve anche a questo, per far sì che nessuno si senta più escluso. Info utili, orari, giorni per chi voglia rivolgersi allo sportello e in modo particolare come poterlo fare. Noi saremo attivi ogni lunedì e giovedì dalle 9:30 di mattina alle ore 12. Ovviamente su prenotazione, così che non ci sarà fila, non ci sarà attesa. Ci sarà anche un numero di telefono che vedete qui sopra impressione per qualsiasi info o per qualsiasi ascolto, anche solo per parlare della vostra problematica, ci potete contattare. Dopo Portici si pensa o si sta già lavorando all'attivazione, alla creazione di altri sportelli in altre città dell'Italia meridionale? Perché è partita l'iniziativa da Portici? Informability è il primo sportello aperto in tutta Sud Italia. L'abbiamo aperto proprio qui a Portici, a Villa Fernandez, e pensiamo, abbiamo la sicurezza, anzi, che molte città ci cloreranno e quindi ci saranno altri sportelli come Informability.